Dottor Daveri, è disfunzionale, come diceva Giacalone, questo modus operandi, cioè questo elemento di disfunzionalità, e come si può recuperare secondo lei? Ma le relazioni tra imprese e Stato esistono anche nel cosiddetto capitalismo globale, cioè non è che il mercato funzioni in modo anonimo e per cui nessuno conosce nessun altro. La differenza però è che da noi la modica quantità di capitalismo relazionale non è più modica, ma ha finito per dominare per l'appunto sia la relazione tra imprese è stato e poi delle volte anche tra le imprese al loro interno. Quindi questa è la cosa che Matteo Renzi deve cercare di rompere, e quando lui parla dell'ingresso dei giovani, delle donne, in realtà parla dell'ingresso di quelli che finora non facevano parte di questo sistema. Quindi il portare in primo piano questi temi serve anche per dare, e quindi la rottamazione più in generale non va presa letteralmente, ma serve come paradigma e come esempio del fatto che occorre scardinare dal suo punto di vista la rete di rendite che si sono create intorno all'intervento dello Stato, introducendo maggiore trasparenza, maggiore concorrenza se possibile negli appalti, perché c'è la procedura dell'affidamento in house che comunque è il modo pratico in cui poi si mantengono in essere questi capitali di relazione, che però non sono capitali di relazione per gli utenti, ecco. Quindi se si attacca a questa cosa, credo che il governo possa avere una speranza di cambiare le cose. Senta, c'è un altro aspetto di sistema che volevo chiederle, la decisione, l'effetto delle misure che ha preso Draghi sulle banche italiane, perché spesso proprio a proposito delle banche si è parlato di capitalismo relazionale e di operazioni di sistema. Allora le chiedo se le misure di Draghi convinceranno le banche, aiuteranno a spezzare alcuni elementi che di fatto impedivano l'intervento a favore delle imprese, i crediti. Cioè quel blocco lì, secondo lei, potrà cambiare con le recenti decisioni della BCE? Ma lì il fatto che il credito bancario non finisca alle imprese non è tanto funzione di relazioni malate, che pure ci sono state nel mondo bancario, come ha dimostrato per esempio la vicenda del Monte dei Paschi di Siena e varie altre. Più che altro lì il problema è che per dare credito servono due cose: liquidità e capitale. Cioè servono tutte e due le cose. Quello che aveva fatto Draghi e la BCE nel 2011-2012 era di offrire liquidità, però il fiume di liquidità, i 1.000 miliardi di euro che erano stati dati allora, si sono poi infranti contro due cose. Uno è che bisognava comprare i titoli del debito pubblico, dall'altro lato le banche avevano i bilanci disastrati e quindi non avevano la possibilità e la volontà di dare a prestito alle imprese. Stavolta un passo più netto si fa in questa direzione, perché il credito viene dato, i soldi da BCE arrivano alle banche che prestano veramente alle imprese. Manca ancora l'altro pezzo, che è quello di riuscire a fare qualche cosa per rimediare alla cattiva situazione dei bilanci delle banche. Però c'è l'asset quality review che è in atto e che quindi porterà dei risultati comunque andando all'autunno, quindi l'insieme di queste due cose penso che possa cambiare la situazione rispetto al passato. Allora, mi sembra un messaggio di speranza su cui va bene chiudere qui. Grazie molto ai nostri ospiti per essere stati con noi.